Le prime evidenze sperimentali sui legami esistenti tra corrente elettrica e campo magnetico risalgono alla cosiddetta esperienza di Oersted, il quale verificò che una corrente elettrica circolante in un circuito determina un campo magnetico nello spazio intorno ad essa. Questa evidenza sperimentale deriva fondamentalmente da una relazione di base, che è quella che una carica elettrica in movimento determina anch'essa un campo magnetico. Scriviamo la relazione sperimentale esistente appunto fra movimento di una carica elettrica e campo magnetico. Consideriamo una rappresentazione di ciò che andremo a scrivere in un sistema di riferimento tridimensionale, con del quale questi siano gli assi cartesiani. Supponiamo di considerare una carica elettrica positiva Q che si muove in questo spazio tridimensionale con una velocità V, supponiamo sia rappresentata da questo vettore. Immaginiamo, per semplicità di rappresentazione, che questa velocità giaccia sul piano XY. Il campo magnetico generato da questa carica in un punto P, consideriamo un punto P sempre sul piano XY per semplicità grafica, è dato da una relazione esprimibile in questa forma: V0. 0, pedice 0 perché consideriamo di essere nel vuoto, V0, quindi l'induzione magnetica nel vuoto prodotta da quella carica in movimento, è data da U con 0, una costante, fratto 4π greco, moltiplicato la carica Q, per il prodotto vettoriale tra la velocità V e il vettore R, che adesso andiamo a definire, diviso R al cubo, dove il vettore R sia il vettore che rappresenta la distanza orientata della carica Q in un determinato istante in cui lei si trova in questo punto, è il punto P che stiamo considerando come quello di nostro interesse per il calcolo della induzione magnetica prodotta dal moto della carica. Nella formula che abbiamo scritto compare la costante U con 0, che ha valore 4π greco per 10 alla meno 7, è una costante universale espressa in Tesla per metro diviso ampere, che più semplicemente viene solitamente espressa con una unità di misura equivalente a Tesla per metro diviso ampere, che è Henry su metro. E mu con 0 prende il nome di permeabilità magnetica del vuoto. Questa costante fondamentale la evidenziamo. Vediamo adesso graficamente come è orientato il vettore B0. Vediamo che è espresso da un prodotto vettoriale V, prodotto vettoriale R, quindi applicando la regola della mano destra, dove poniamo V, la direzione del vettore velocità sull'indice della mano destra, e
è la direzione di R sul medio, risulta che il campo magnetico B0 risulta essere orientato verso l'alto nella direzione dell'asse Z e corrisponde alla direzione assunta dal dito pollice. Quindi questa è l'applicazione della regola della mano destra del prodotto vettoriale. Quindi vedete che l'induzione magnetica B0 si trova in una direzione perpendicolare al piano formato dal vettore velocità con il vettore di posizione R. Questa relazione relativa a una singola particella carica può essere estesa e viene estesa al caso generale di un circuito chiuso filiforme. Vediamo, facciamone anche di questa una rappresentazione grafica. Riprendiamo in esame il nostro spazio tridimensionale. In questo caso, nello spazio sul piano XY, immaginiamo si trovi un circuito che qua sto rappresentando, un circuito chiuso, nel quale sia circoli una corrente I. Ovviamente questo circuito chiuso sarà presente un generatore tale da far circolare questa corrente I, ma adesso questo aspetto non ci interessa e non lo descriviamo nello schema. Riprendiamo in considerazione un punto P sempre nel piano XY. La generalizzazione della precedente la otteniamo considerando un tratto di circuito infinitesimo di L, di lunghezza di L, lo orientiamo con un vettore diretto avente direzione tangente al circuito nel punto in cui lo stiamo considerando e verso uguale a quello della corrente circolante nel circuito. Riprendiamo anche in questo caso il vettore direzione R da quest'elemento elementare di lunghezza del circuito di L fino al punto P di nostro interesse, e la generalizzazione della precedente relazione ci porta a dire che il contributo infinitesimo rappresentato da dB0 dovuto a solo a questo elemento di circuito elementare di L è uguale, espresso da una formula analoga alla precedente, quindi mu 0 fratto 4 pi greco, dove al posto della carica Q compare la corrente I e al posto della velocità compare l'elemento vettoriale di L del circuito prodotto vettore R diviso sempre R al cubo. Questa espressione appunto prende il nome di prima formula di Laplace. Questa la prima formula di Laplace, oppure viene anche chiamata legge di Biot e Savart. Tutti i nomi che risalgono a Laplace.
agli scienziati che studiarono a suo tempo questi fenomeni. L'importanza della prima formula di Laplace è sottintesa nel come è stata espressa, nel senso che è possibile esprimerla in questo modo perché vale nel principio di sovrapposizione degli effetti e quindi ogni contributo elementare dovuto alle singole cariche in movimento che viene poi trasferito al singolo elemento circuitale di lunghezza del L, poi può essere sommato fino a comporre il contributo complessivo il valore complessivo dell'induzione magnetica dovuta alla circolazione di questa corrente che stiamo ipotizzando stazionaria, quindi costante, nel circuito. Sempre per determinare la direzione di dB0, utilizziamo la stessa regola della mano destra precedente, in questo caso dL è diretto verso l'alto, piuttosto che nell'esempio precedente, quindi risulta che la nostra dB0 risulta essere diretta nella direzione dell'asse Z, però negativo questa volta. Dalla prima formula di Laplace si può generalizzare e quindi calcolare il contributo complessivo, quindi il valore dell'induzione magnetica B0 nel punto P dovuto a tutti i contributi, quindi a tutto il circuito, e questo si può ottenere con un'integrazione lungo il circuito, indichiamo con L l'intero percorso del circuito, quindi avremo che la B0 calcolata nel punto P sarà data da 1 con 0 fratto 4 pi greco I, poi la somma di tutti i contributi lungo il circuito L, quindi l'integrale lungo la linea chiusa L di del vettore R fratto R cubo. Proseguiamo adesso nelle nostre osservazioni e vogliamo vedere l'interazione che esiste fra due circuiti percorsi da correnti stazionarie. Riprendiamo l'esempio sul piano. E consideriamo il nostro sistema di riferimento sia questo. Consideriamo adesso quindi due circuiti. Immaginiamoli entrambi per semplicità disposti sul piano XY. Questo sia il circuito 1, la linea chiusa sia L1, e questo sia il circuito 2, linea chiusa L2. E siano percorsi questi circuiti da due correnti stazionarie, sia la I1, questa nel primo circuito, e sia I2, questa nel secondo circuito, con i versi indicati dalle frecce. Vogliamo vedere l'interazione fra questi circuiti determinando le forze di Lorentz che si stabiliscono su entrambi i circuiti a causa della presenza dell'altro circuito percorso da corrente nelle sue vicinanze. Per fare questo riprendiamo l'esempio precedente, quindi con le stesse simbologie, consideriamo adesso due elementi orientati sul circuito, sia DL1 questo e sia DL2 quest'altro,
Abbiamo detto che si tratta di elementi elementari di lunghezza infinitesima sul circuito, rappresentati da una grandezza vettoriale che ha direzione tangente al circuito nel punto considerato e verso corrispondente a quello della corrente che circola nel circuito. Vogliamo determinare l'azione sul circuito 1, quindi la forza di Lorentz che si esercita sul tratto di circuito di L1 del circuito 1, dovuta al campo magnetico generato dalla componente di L2 del circuito 2. Per fare questo, iniziamo a indicare gli altri elementi geometrici di nostro interesse. Indichiamo con R il vettore posizione che va dall'elemento di L2 sul circuito 2 all'elemento di L1 sul circuito 1. A questo punto noi possiamo scrivere quanto vale l'induzione magnetica dovuta all'elemento di L2 nel punto corrispondente a DL1. E questo lo facciamo riscrivendo la prima formula di Laplace in questa configurazione. Quindi abbiamo che la componente di B0,2 elementare dovuta all'elemento di corrente di L2 sarà uguale a 1 con 0 fratto 4 pi greco per la corrente nel circuito 2, quindi la I2, moltiplicato per il prodotto vettoriale di L2 vettore R diviso R cubo. Questo è l'induzione magnetica, la componente dell'induzione magnetica in DL1 dovuta a DL2. Come è orientata? Utilizziamo sempre la regola della mano destra, abbiamo DL2 l'indice a questa direzione, R il medio della mano a quest'altra direzione, e quindi risulta che la DB02 nel punto di DL1 ha direzione verso l'alto nel verso positivo dell'asse Z. A questo punto, avendo la componente dell'induzione, possiamo calcolare l'espressione della forza che agisce sull'elemento DL1 utilizzando in questo caso la seconda formula di Laplace, che ci dice che la forza di Lorentz di F1, cioè la componente della forza di Lorentz dovuta sul tratto di circuito DL1 dovuta a DB02 sarà uguale alla corrente che circola nel circuito 1, in questo caso la I1, che è quella che subisce l'azione, le cariche in movimento della quale subiscono l'azione della forza di Lorentz, moltiplicate per il prodotto vettoriale, questa volta di DL1 vettore DB02. Andiamo a vederne e a determinarne la direzione e il verso. Adesso la regola della mano destra la dobbiamo applicare fra il
il vettore di L1 e il vettore di B02, quindi l'indice della mano destra è nella direzione di L1, il medio nella direzione verticale verso l'alto di DB02, la forza di Lorentz di F1 risulta essere orientata nella direzione perpendicolare a DL1 e giace sul piano XY e va dal circuito 1 verso il circuito 2, quindi in questo caso c'è un'azione di attrazione dovuta alla corrente del circuito 2 che crea il campo magnetico che va a interagire con la corrente stazionaria circolante nel circuito 1 e ne determina appunto la forza di Lorentz. Se adesso continuiamo e sviluppiamo questa sostituendo i valori calcolati sopra, quindi se andiamo a sostituire questa qua, cosa andiamo a ottenere? Teniamo ancora I1 DL1 vettore al posto di B02 scriviamo mu con 0 fratto 4 pi greco I2 DL2 vettore R fratto R al cubo e sopportando all'esterno tutti i termini scalari costanti abbiamo mu con 0 fratto 4 pi greco I1 per I2, il prodotto delle due correnti, e ci rimane a numeratore il prodotto vettoriale di DL1 vettore, il vettore risultante del prodotto vettoriale di L2 vettore R. Ricordandoci che nel prodotto vettoriale non è valida la proprietà commutativa, dobbiamo prima sviluppare il prodotto vettoriale di L2 vettore R e poi il vettore risultante sarà moltiplicato vettorialmente per DL1, anzi, per meglio dire, il DL1 che sarà moltiplicato vettorialmente per il risultante del primo prodotto vettoriale e ci riporta ovviamente a quanto già indicato graficamente. Questa viene anche chiamata legge della forza magnetica di Ampère. Ovviamente questa forza di Lorentz che agisce su DL1 sarà uguale e contraria alla forza di Lorentz che agisce su DL2. Per fare questo basta invertire il ragionamento e quindi calcolare la DB01 dovuta a DL1 nel punto in cui si trova la DL2, il vettore R di posizione reciproca sarà lo stesso come modulo, ma avrà verso contrario da DL1 verso DL2. Se sviluppate quel doppio prodotto vettoriale, troveremo che la forza di F2 che agisce su DL2 sarà uguale e contraria, sarà di questo tipo. Uguale appunto e contraria, avente direzione in questo caso parallela e verso opposto rispetto alla DF1.